Eccellenza, un messaggio da Monsignor Governatore. Ladri, il Cavalier Cavaradossi deve essere giustiziato nelle prime ore pomeridiane. Eh? Sor subito. La vittoria dei francesi ha già rianimato i facinorosi giacobini. Già ne abbiamo fatto una bella chiappata. E date le circostanze, bisognerebbe evitare un processo ed un'esecuzione pubblica. E Tosca? E là, nella stanza dove Vostra Eccellenza l'ha fatta rinchiudere, l'emo sentita piagne, sbatte la capoccia al muro e biasima tutti i santi. San Gregorio Arcelio, San Carlo al Corso, San Bartolomeo all'Isola, San Pietro in Vincoli, Sant'Andrea delle Fratte... Ho capito! Tutti? Una donna molto ordinaria. Non fate commenti. Andatela a prendere con giustizia qui, voi Spoletta. Fate alzare un'altra forca accanto a quella d'Angelotti. Sarà fatto. E prigioniero, come si comporta? Canta, eccellenza. Vedete, ha saputo della vittoria di Marengo. Sapete, dentro alle celle, se vi è a sapere tutto, un po' come a Piazza del Popolo. Per cui è tutta la notte che canta la canzone ribalta, Anturcinati, dentro la bandiera, fuoco di libertà. Ma basta! La conosco. Andate! Perché no? Perché non io? Perché io no? Voglio il papato! Oddio, chi è? Chi è? Chi so? So tutto Angelo. Tosca! Siete voi? Entrate. Vi stavo aspettando. Volevo parlarvi, ma soprattutto mostrarvi quest'ordine. Sapete, purtroppo il vostro amante dovrà essere giustiziato all'alba. Ma voi state male. Io? Mai stata così bene. Bene, sapete, voi non mi conoscete, o meglio, mi conoscete soltanto nell'esercizio delle mie funzioni, ma io dopo il lavoro torno ad essere un uomo normale. Adesso voi non vi trovate davanti a un dirigente della polizia, no, no, ma davanti a un vostro ammiratore. E allora mi ammirerete assai di più, quando mi vedrete col cappio al collo. No, 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 voi no. E perché no? Ma perché siete strani affatto, no? E non si può condannare una donna solamente perché è innamorata. Ma davvero non ne capite, Tosca? Voi siete mia ospite. Siete anche libera di andare se volete. A meno che... A meno che? A meno che non vogliate prendere in considerazione l'eventualità che il vostro amante, nonostante l'ordine, possa venire con voi. Forse adesso voi gradireste un goccio di vino di Spagna? Ma ho capito bene. Come può venire con me? Prego. Accomodatevi, Tosca. Prego. No! No! Non bevete così, beviamo insieme. Sentite la vostra anima ribollire di sdegno e ribellare. No, no, non è vero. E invece sì, non sarà mai abbastanza per me. Non sarà mai abbastanza per me, solo così potrete ulteriormente attizzare la mia passione.
Devo? Sì! Insultami! Oltraggiami! Stronzo? Ebbene, sì, a Tosca, ma va detto, l'alba si appressa. Ma è quello che dico anch'io, ma non ho ancora capito che devo fare. Ma io dico chi è, chi è? Chi è? No, dico chi è questo pittore da burla per possedere tutto ciò che a me la baronia e il potere non hanno mai concesso. Oh, ma che mi ha fatto sto poraccio? Io lo devo pulire di possedere te. Bene supremo, creatura di passione tanto sublime nella finzione dell'arte quanto mirabile nella realtà dell'amore, io sono geloso di lui, Tosca! Che ora è? Dio no! Ed io lo uccido! Un sì ed io lo salvo! Sì, vabbè, ma basta per esprimere! Silenzio! Pronuncia un sì e io posso lasciarlo ancora in vita a godere di te, sì, ma dei miei avanzi! Sì! Ma che fai? Non se mettiamo sul canapè? Ma no, non così, cinicamente! Oh, tu vuoi fare? Io sono pronta, ma che stiamo aspettando? Ma che ne so, prima dimmelo, no! Ma non vale la vita di devi combattermi, devi odiarmi! Ma così perdiamo tempo, va bene, sono logico! Devi combattermi, devi odiarmi e caso mai dopo! Giacere vinta, giacere! E vabbè, perdemo tempo! Ma che te credi? Sì. Che il primo che mi si avvicina mi stiamo sempre al nome per casa! Sì. Ti piacerebbe stare allora, che... senza ognuno, invece sì. No! Sì! Sì! Luma che me vai schifo! Così gli piace! Così gli piace! Dai un braccio! Che male, ma sei stucca! Sì. E guarda lì, ma sto caramello! Lasciati dormire, lasciati baciare e dormire, Tosca! Hanno bussato! Chi è? Perdonate, ma non è quasi l'alba. Anna, ma pigliate la vara d'ossi! No! Se io licenziassi il carnefice, saresti disposta a inchiappatura? Sì. Potete andare. Esecuzione sospesa. Un momento. Che? Lo voglio libero. Anche questo mi sembra giusto. Ma bisogna fare attenzione. Non si può ignorare l'ordine del governatore. Tuttavia, il Cavaladossi non sarà impiccato. Sarà fucilato. Una simulazione! Una fucilazione simulata nel senso che... Nel senso che sarete proprio voi a cercare gli uomini di guardia dove caricherete i fucili con cartucce senza palle! Ho capito, eccellenza! E sarà pure facile, con tutto il lavoro che c'è da fare stanotte chi se ne accorge di un morto di meno? E certo, e adesso uscite e non tornate più fin quando non vi chiamo io... Adesso siete contenta? No. No. Voglio un salvacondotto che ci assicuri l'uscita dagli stati romani. Eh? Sì. Anche questo mi sembra giusto. Nel frattempo abbiate la compiacenza di versarmi del goccio di vino di Spagna. Si prega di lasciare uscire dagli stati romani la signora Gloria Tosca e il cavaliere che l'accompagna 14 giugno 1800. Firmato Vitelli Scarpia, dirigente della polizia. Ah!